coordinare il vostro lavoro, ovviamente qui in bastone del reclutio, non solo da fare i complimenti alla squadra, non sono l'ultimo arrivato, sono l'ultimissimo arrivato, quindi complimenti a loro per grandissima determinazione, grandissimo sforzo, senza andare troppo nel dettaglio. Abbiamo avuto giocatori che hanno giocato infortunati, cioè, come avete visto, giocatori che hanno giocato tutta la partita fuori di posizione, non abbiamo degli ottimi giocatori di pallacanestro completi che ci hanno, insomma, hanno fatto un grandissimo sforzo per ottenere una vittoria che è chiaro, volevano con voglia assoluta, voglia clamorosa, allo stesso tempo il fatto di avere una voglia fortissima di vincere non fa pari con qualità dell'esecuzione, qualità della prestazione in termini di pulizia, quello ce l'aspettavamo, però da parte mia solo grandi complimenti alla squadra e niente, questa vittoria è assolutamente frutto di quello che è stato fatto prima del mio arrivo da parte di... scusate, non è pathos, quello che è stato fatto prima del mio arrivo da parte di Lorenzo Panza. L'anno partita dove prima di giocarla poteva sembrare che una situazione in cui arrivava Tortona a questa partita con tutte le problematiche che ci sono state, sia per la vicenda contro l'allenatore che per quanto riguarda i giocatori che mancavano, che potesse essere una partita in salita per Tortona. Come sempre poi il campo dice la verità vera. Tortona ha fatto di una situazione di emergenza la forza per poter ribaltare quello che era stato un trend iniziale e anche il disagio di dover avere le ulteriori assenze di Galeto ha presentato in campo un quintetto strano, particolare, che sicuramente non è stata una situazione agevole per noi da controllare. Questo non toglie le nostre responsabilità e del fatto che quello che non accetto da parte della mia squadra è mollare mentalmente la partita. Nei primi due quarti, se c'è qualcosa che non è andato bene, sicuramente sono stati, cioè che non è stata una cosa determinata da noi, quindi da fuori che siamo mancati, da liberi che abbiamo sbagliato, ma quello quando uno tira da fuori da libero vuole far canestro. Quello che invece è mancato, la fretta, soprattutto nel primo quarto, nei primi due quarti, la fretta di voler andare a trovare una soluzione non giocando di squadra sulla pressione difensiva di Tortona. E difensivamente il primo quarto forse è stato tra i peggiori, perché tutto quello che avevamo preparato, poche cose sono tornate a quello che avevamo pensato di fare. E nella seconda parte, alla ricerca di voler recuperare il punteggio, è stato nel momento che abbiamo preso il piccolo break, è stata un'iniziativa individuale dove non abbiamo fatto nulla a livello di squadra e questo è stato il punto di connessione.